Ah, una live allegra e spensierata. Io avrei detto lurida e sciagurata, però peccato, peccato che questa cosa non è tornata quanto sperassi. Cioè, volevo diventasse un tormentone. Peccato. Friendly Pixel, grazie. Dai, dai. Non importa, non importa che mi seguiate in maniera continuativa quando volete, quando potete, mi trovate qua. Oggi scopriremo il perché dell'urida e sciagurata. Ma infatti, perché ancora comunque non è così chiaro il motivo. Cioè, è successo qualcosa all'orfanotrofio? Boh, cioè, è una cosa un po'. Ancora manca quel pezzo. Manca quel pezzo, in realtà mancano abbastanza pezzi, però quello fondamentale è cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto di male? Perché al momento non abbiamo visto nulla di brutto, anzi, noi siamo la vittima, però essendo una ricostruzione mentale della protagonista di Jennifer, probabilmente lei magari rifiuta di accettare che ha fatto certe cose e quindi si proietta come vittima. Mentre in realtà è realmente colpevole? Forse anche i bambini hanno giocato il gioco e la odiano per i controlli terribili. Potrebbe essere anche questo. Sarebbe un meta interessante. Allora, innanzitutto partiamo, dai. Allora, 7 ore. Si potrebbe finire in molto meno. Gufoaldo, grazie. Si potrebbe finire in molto meno, però vabbè, noi l'abbiamo presa con molta calma. Ah, giusto, mi ero dimenticata che avevamo cambiato mise. E siamo senza calze. No, penso. No! Cioè, perché stavo pensando che fosse un ritorno da Sochan, grazie. Magari perché adesso è come se fossimo vestiti, come se siamo più piccole, però non c'entra niente perché le calze non hanno nulla a che fare con l'età. Non lo so, mi turba un sacco questa cosa perché. Mi fanno male i piedi. Cioè, non è una questione di piedini. No, 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 niente fetish. Sul serio, mi fanno male i piedi perché io ho portato l'uniforme a scuola e avevo queste scarpe di merda. E mi venivano le vesciche anche con le calze. Quindi pensare di indossarle a piedi nudi, cioè direttamente sulla pelle, a parte il caldo, ma mi fa proprio male. Comunque, scusate, ogni tanto mi partono queste fisse. Allora, qui avevamo già esaminato tutto. Quindi non c'è niente da toccacciare. Avevamo anche letto il libro. Quindi, cosa diceva il cavaliere? Se la memoria non mi inganna, ora fai parte dei aristocratici per capire se sei stata davvero accettata. Fai un giro e raccogli le loro, non le tue, le loro impressioni. E questo è il tuo unico indizio. Quindi devo andare a parlare con gli aristocratici. Questo perché noi abbiamo ottenuto il nostro. La nostra preziosissima matita rossa, che in realtà non mi sembra una matita, se devo dire la verità. Mi sembra un gessetto, però va bene, non importa. Si dice che la matita rossa sia il marchio di un aristocratico. Ok. Sono curiosa, ma se io metto il revolver, perché io mi sto ancora portando dietro sto peso morto di sto revolver che abbiamo recuperato, no? È crayon, infatti è pastello. Appunto, pastello che può essere un gesso, può essere di cera. Però il crayon, appunto, non è una matita. Santo Dio! Vabbè. Attenzione! Attenzione! Simbricriff, grazie. Attenzione ai proiettili. Signori, siamo molto attenti. Adesso lo seguo. Sullo scaffale ci sono alcuni cesti di biancheria che mandano un odore. Un odore, mandano un odore, ragazzi. Non sapremo mai se è un buon odore o sgradevole. Suppongo sia sgradevole. Le ammunizioni, ragazzi. Le ammunizioni le troviamo. Allora, qui il cane è confuso perché gli sto chiedendo. Però, attenzione, troveremo. Attenzione, troveremo finalmente dei proiettili. Forse. Io do per scontato che il revolver mi faccia trovare i proiettili. Magari mi sbaglio. Niente.
cazzo? Io vorrei guardare, solo che siamo troppo grossi. Siamo un po' Chris Redfield in questo caso. Niente, vabbè. Oh, ma Sabaku, grazie. Grazie, Sabaku. Abbiamo appena trovato una caramella. Go! Ah, ma anche... KS Gaming Life, grazie. Non c'è, sì, ma quante belle persone. Quante belle persone. Tutte pronte al finale di Rule of Rose. Che... Forse. se riusciamo. Per adesso c'è la fase divertente e dinamica, ovvero Tatsu-chan. Sì, era Red Crayon, esatto. L'avevamo detto. No, vabbè, una traduzione un po' magica. Non si può? È chiusa. Qualcosa mi dice che non riusciremo a prendere le munizioni. Niente, me l'aspettavo. Porta chiusa, quindi forse mi servirà una chiave. Vabbè. Santo cane GPS. E un altro dubbio, un'altra cosa strana è sto cane. Salve a tutti quanti quelli che sono arrivati. Sto cane... Che cos'è sto cane? Perché... puzza. Oh no, di nuovo Hoffman, che ansia. Come puliscono bene. Mi ha visto, ci hanno visto. Ehi, Jennifer, dove te ne sei andata? Scansa fatiche. Più tardi vieni nel mio ufficio, vedi di non scordartelo. Ah, perché non abbiamo fatto le pulizie, forse. Quando il severo insegnante se ne andò dalla stanza, la ragazza rimase completamente sola. Così strano. Però che carino che hanno la musichetta. Cosa migliore da fare se non lanciarsi in un seminterrato? Cella del pentimento. Dean Trash Master, grazie. Giuramento. Abbiamo trovato il giuramento. Ah, quindi non serve... Oh, ok, abbiamo trovato il giuramento. Non possiamo usare il giuramento, però possiamo guardarlo. Giuro lealtà al principe e alla principessa. Prometto di amare i miei compagni. Faccio voto di offrire un dono ogni mese. Ok. Vabbè, non serve a niente, quindi. Non mi fa trovare nulla. Questo non mi serve più. Sono molto delusa. Sono molto delusa. Mi aspettavo che... Vabbè, guarda. Senti, Ciccio, io ti voglio... Beh, no, porca. Vabbè. Molto bello questo giuramento, interessante. Non mi frega niente. Attenzione! Sì! Sì! Uno! Uno! Proiettili! Uno! Porca miseria! Munizioni per revolver. Non è vero! Non c'è la scatola, è un proiettile! Oh, porca miseria.
Mi sento ingannata. Mi sento ingannata. Vabbè. Allora, immagino che i proiettili sciottino, comunque. Immagino che i proiettili sciottino. Questo sì. Alla scatola il proiettile, esatto. Se riuscissi... Dov'è il cane? Ah, quindi qui ci sono un sacco di proiettili. Siamo tutti con te in questo percorso di rivalsa sociale? Questa cosa... In giro ci sono molte bambole dall'aspetto raccapricciante. La loro presenza spaventa Jennifer. Eh sì, è la... Sono... Allora, quella a destra è il... Scusate, vi abbasso un po' il volume perché secondo me è un po' forte la musica, un po' rompicoglioni anche. Quella è la scena in cui hanno appeso il coniglio. Ok, però devo dire la verità, non so quella a sinistra cosa sia. Quella è una tagliola. Mi sembra una tagliola. Però non so cosa sia quella roba. Vorrei anche leggere, ok? No, no, niente, non si può, questo non si può leggere. Non riesco... Comes and comes... No, non lo riesco a leggere. Non è una questione di torce, è fin troppo luminoso. Il problema è che è piccolo, io sono miope. Posso provare a uscire e rientrare dalla stanza, ma non credo che sia un bug. Perché a volte non mi fa esaminare gli oggetti. Questa è l'unica soundtrack fastidiosa del gioco. Ma più che fastidiosa è che si ripete, quindi... perché è molto carina, è una marcetta. Solo che... Il loop... Alex Game 3, benvenuto anche tu, ma quanti siete? Ma quindi c'è un proiettile in ogni cella. Che ansia! Cella della solitudine. Ma col martello incredibile? Qui c'è solo una sedia solitaria, mi fa sentire a disagio. Ma il martello lo posso prendere? Ti prego, fammi prendere il martello. Assolutamente no. Ti prego, Jennifer, c'è un martello. No, niente. Una baguette di metallo. Ma questa è una citazione. Questa è una citazione elevata. Quasi da guantare. Io però non ricordo in quali stanze sono entrata, Molto bello, cioè comunque sono tante stanze tutte diverse. Ah, ma ce l'ho la mappa? Ah, ho la mappa dell'orfanotrofio, va bene. Va bene, allora, qui abbiamo capito che proiettili non ce ne sono, per cui è il momento di cercare caramelle. Niente, qui non c'è niente. Attenzione! Ascia, signori, ascia. Abbiamo trovato un'ascia. Guardiamo l'ascia. Ascia da boscaiolo, un po' arrugginita, ma un'ascia è sempre un'ascia. Mi piace questa filosofia di vita. E quindi il momento dell'ascia. Penso, credo sia meglio, per logica, penso sia meglio della... Della pala, no? Un'ascia è sempre un'ascia. Lascia fare. Va bene, Messer sta per essere bannato dopo questa. Allora, quindi ci togliamo la pala? Ci togliamo la pala, no? Cioè, io dico, logicamente l'ascia è più forte.
Tony Doctor Doom dalla palla lascia tagliente. È una lama. Lascia. Vabbè, vabbè, adesso vi bano tutti. Vabbè, sì, una lama, ma non è vero, non è la prima lama. Abbiamo anche trovato coltelli, in realtà. Una bicicletta d'adulto tutta coperta di polvere. Gli attrezzi da giardinaggio sono tutti ben ordinati, sembrano conservati con cura. Ci sono diverse scatole vuote. Sulle targhette ci sono scritti dei nomi. Nicholas, Meg... Basta. Va bene. Ditemi se l'audio di gioco è troppo forte. Io ve l'ho abbassato perché è un po' ammorbante. Però se voi lo volete, volete la musichetta fissa in loop e dura 30 secondi ve la, e si ripete costantemente, ve la metto, eh. Caramella. Io sto... È una bella cantina seminterrato pieno di proiettili e caramelle, ma mi sembra bellissimo. Un'altra caramella. Ero molto aristocratica con la forchetta. Sì, no, combattere con la forchetta è tanta roba. Allora, qui penso che ho controllato tutto. Perché quello è un vicolo cieco. Posso vedere se c'è qualcosa? No. Perfetto. No, qui penso non ci sia niente. Posso spegnerla la luce? No. Perfetto. Porca troia! La telecamera! Ok. Sì, è abbastanza... Non è una musichetta fatta per essere sentita costantemente. Ecco. Ripetutamente. Tra l'altro questa è la mappa dell'inizio. Cioè, è proprio l'orfanotrofio, però adesso siamo di giorno, quindi... Non... è diverso. Ah, vedo comunque qui che sono bei criminali che sporcano per terra. Bravi. Ci credo che poi c'è Hoffman che li fa pulire, comunque. Vabbè, penso di aver raccolto tutte le caramelle della nazione, ormai. Abbiamo un sacco di caramelle. Però non ho idea di dove andare, cioè devo parlare con gli aristocratici. Quindi niente, vago alla ricerca degli aristocratici. È una musica per farti salire serial killer, ha senso. Proiettili, bene, bene. Sto cercando di esaminare. Niente. Però posso dire che questo gioco avrebbe solo che guadagnato se fosse stato più esplorativo e meno rompicoglioni con i combattimenti. Magari appunto migliorando. Ah, ufficio del preside, a posto. Perché piange? Mi hai fatto entrare e poi mi dici. Posso spegnerla sta merda? No. I tormenti alla guerra, modernismo spirituale e ideologia. Libri dei nomi difficili sono ben ordinati e ritirati sullo scaffale. No, dicevo, magari con una modalità di. Con una modalità di selezione rapida, no? L'avevamo detto la volta scorsa, ovvero... che magari metti sulle quattro frecce direzionali... No, io vi ignoro sulle battute sulla chat, adesso in poi, vi ignoro completamente, faccio finta di non leggerle. Mettere sulle quattro frecce direzionali quattro oggetti e cambiarli senza aprire il menu. Quindi poter dare il comando a Brown, al cane, di trovare fino a quattro oggetti senza fare ogni volta sto apri e chiudi, che è veramente una rottura mega fotonica, stupida proprio. Che sta facendo? Cane?
Si è bloccato. Aspettate un secondo. Lo sblocco, si è incastrato. È normale che c'è un letto. Sì, vabbè, la sua stanza la usa anche come ufficio, sì. Proiettili, ottimo. All'interno dell'acquario vuoto le piante acquatiche ondeggiano avanti e indietro. E c'è l'orfanotrofio dentro, perfetto. Credo sia l'orfanotrofio. Posso spaccargli sta cosa, mannaggia. Che poi, evidente, cioè, il dirigibile mi sembra anche un mischione magari di ricordi di lei, del dirigibile, ma a distanze dell'orfanotrofio, per esempio qua l'acquario, no? Cioè, penso che sia un mischione suo mentale, molto carina questa cosa qui. Allora, lui mi aveva chiamato comunque, quindi io per sbaglio mi sono trovata ad entrare nella stanza giù. Ok, lurida ragazza. Era questo il motivo per cui mi hai chiamato? Sei ancora qui? Sbrigati e vai ad aiutare gli altri con le pulizie. Sono stato chiaro? In questo caso anche la sua parte di ragione, va detto, Onestamente. Scarpe, coperte, provviste. In questa stanza sono immagazzinate varie cose. È un lecca-lecca. Sì, l'ho capito. Voglio il lecca-lecca. Posso prendere... Grazie. Tieni una scena in testa. Purtroppo non si possono, non si può. Quanto la usa male quell'ascia, quanto la usa male. Per non parlare Hoffman con l'accetta in mano. Avete ragione pure voi. E vabbè. Io ero convinta che il mio bellissimo pastello mi avrebbe portato alla totale comprensione di ciò che dovessi fare. Invece no. Io sto inseguendo i proiettili. Ah, roba per terra. Osso? Qui non c'è nulla. Sì, però gioco, mi devi dire dove sono i bambini. Aiuto. Questo gioco lo vendono fino a 1000 euro su eBay perché è stato ritirato, perché... Perché la gente è scema per questo motivo, quindi è uno di quegli eventi di mercato folli. Tra l'altro io lo volevo pure comprare quando uscì, solo che non l'ho presi perché, vabbè, ma l'avrei rivenduto sicuro conoscendomi. Quindi chi se ne frega. Anzi, avrei rosicato ancora di più probabilmente. Oh no, questa è quella che piagnucola. Ora questa scoppia a piangere. Ora c'è il pianto e la musica. Nonostante la ragazza cercasse di consolare, la principessa piagnucolana piangeva ancora di più. Alla fine rimase tutta sola. Che ragazza fragile e sfortunata. Ah, smesso. Grazie. Come cacchio faccio? Niente, non si può. Vabbè. Se l'hai vista a 14 euro, probabilmente era solo la scatola, comunque. Tony, grazie. Tutto chiuso qui. Attenzione. Jennifer ha raccolto un foglio accartocciato che le era stato lanciato. Il foglio diceva: Signor Joshua,
Poverino. Va bene. Io non so perché abbia provato a interagire con la porta. Signor Joshua, poverino. Pure fantasmi, esatto. Oh, bello, un proiettile davanti alla lavagna. La lavagna è piena di parole scritte meticolosamente. Quanto sei lentil? Ok. Va bene. Tedesco selvatico. Così. Di botto, senza senso. Aiuto. Dove devo andare? Vabbè, il cane si è fissato che devo entrare sta porta chiusa, però. Hai rotto le scatole, cane. Sì? Allora, che devo fare? Io pensavo fosse più semplice. Che mappa di merda! Che mappa di merda! Che mappa di merda! Giuro, boh. Sei io senza parole. Ce la faremo. Roba. Vabbè, comunque abbiamo ritrovato la strada. Dobbiamo parlare con i bambini, ci siamo riusciti. Il principe disordinato allontanò lo sguardo dalla ragazza come se fosse un vecchio giocattolo ormai noioso. Non importava quanto sorridesse dolcemente, era completamente sola. Che povera ragazza sfortunata. Forse devo parlare pure con l'altro? Sì. Il principe galoso allontanò lo sguardo dalla ragazza come se gli fosse stata servita una zuppa fredda. Non importava quanto piangesse disperatamente, era completamente sola. Che povera ragazza sfortunata. Ma me ne posso andare da sto posto? Mi dirono, ecco. Perché sono costantemente bullizzata? Ok, Foglio diceva, bugiarda. Perfetto. Allora, io venivo da qua, sì, ho sbagliato strada, perfetto. Ok. Non era chiusa prima sta porta, no? Forse me la sono sognata. No, non era chiusa. Sì, però capisco che è molto criminale questa musichetta nelle orecchie, effettivamente. Abbastanza. Reception? Reception? Ah, lecca lecca, importante, importante. Accogli il cazzo di lecca lecca. Sì, ma all'interno della credenza sono stati sistemati i piatti costosi, non hanno una briciola di polvere. Beh, ok, da. Ci sono ghirigori su tutto il ritratto. No, l'hanno scarabocchiato. Alcune rose rosse sono state sistemate dentro un vaso. Il loro aroma è ricco e soffocante, come se fossero state appena colte. È un grande camino, sembra ben tenuto. Di nuovo.
La mappa è più piccola di quello che si creda. La mappa è più che piccola di quello che si creda. Ora, se io torno su, può essere che trovo le persone, perché devo trovare i bambini. Però che palle! Sì, sono rose un po' bruttine. Somigliano più a tulipani, però facciamo finta che sono rose. Quindi, io qui sono passata. Qui cos'è? Corridoio. Ed era... Io provo... Ah no, qui non ci sono stata. Chiuso. L'infame, la lurida sciagurata, neanche se lo segna. Neanche se li segna i posti in cui è passata, le porte chiuse. Niente. Infame. Quindi, questo è un vicolo cieco. Black Cast, grazie. Provo a uscire. Ovviamente non potrò uscire, io ci provo. Ovviamente. Con le porte di colore diverso, for reasons. Quindi, lì ho controllato, qui ho controllato. Non lo so, torniamo su. Poi tutto sporco. Al muro appoggiato una scala nuova e ben tenuto, mi fa piacere. Vabbè, sì, forse devo fare un check. Questa era chiusa. Ah no, ora è aperta. Vabbè, ho capito però, porca la miseria. Io come faccio a sapere le porte aperte e le porte chiuse e la tua mamma che fa il mestiere più antico del mondo? Guardala, la sirenetta. Poverina. Per chissà quale ragione, la principessa impaurita non guardava mai in faccia la ragazza sfortunata. Quel giorno e successivo e quello ancora dopo, la ragazza era sempre sola. Che infelice ragazza sfortunata. Di qua non posso passare. Anzi, posso. Posso passare! Niente. Vabbè. Chiuso. No! No! Look, there's some dust over here. Vabbè, andiamo, va. Che sta facendo? Ma che fa Brown? Si è. Che fa? Dov'è? E beh, stanno facendo le cose loro. Stanno pregando. Quindi erano tutti al piano di sopra i bambini. Ti abbiamo perso mezz'ora giù. Qualunque cosa dicesse la ragazza sfortunata, il gelido sguardo della principessa fredda come il ghiaccio rimaneva rivolto verso il cielo. La povera sfortunata ragazza realizzò di essere completamente sola. Fatto che noi sentiamo la musichetta pure al balcone, comunque, è un incubo.
Non ci lanciano più foglietti, però. Ah, ecco. Appunto. Che gentili. Dove è finito? Se fossi in te mi vergognerei. Ma che abbiamo fatto? Ma che abbiamo fatto di così terribile, cavolo? Scusate un secondo, perché devo riuscire a orientarmi ed è molto difficile. Scale sul retro, ok. Sì, vabbè, ma a me manca l'infinito di posti ancora. Chiuso. Credono che tu abbia rovinato l'orsetto. Area giochi. Sì, però. Io non li troverò mai tutti i bambini. Ma perché mi stai facendo fare questa cosa? Dammi un indizio, mannaggia. Osso e carne? Un osso con attaccata della tenera carne. Non c'è cane che non ne vada pazzo. Ma non posso mangiarmelo io. Lecca lecca? Ti prego, bravo. Che carino quel disegno lì sopra. Torta salata, che schifo. Vabbè, esclusa e ignorata la ragazza rimase di nuovo sola. Ma porca miseria. Niente, non mi è saltata. Vabbè. Erano cazzate per fortuna, nulla di importante. No, ecco perché non riusciva a passare, c'era la scopa. No, devo parlare con quei bambini, aristocratici o meno, qui mi stanno dando i bigliettini, sto andando avanti. Fastidio. Pure le hitbox delle stanze sono, delle porte sono. Però non riesco a raccogliere il foglietto perché è sparito. Non c'è nessun foglio per terra! Jennifer la ladra. Vabbè, ce l'hanno con me perché ho preso l'orsetto, forse. Pensano che ho preso l'orsetto. Sì, ma io mi sono persa. Vi giuro, non so dove devo andare. Camera del cuscito. Sì, ma con che suoni? La principessa dal cuore piccolo si concentrava sulle sue faccende in un silenzio imbarazzante. La ragazza fu sfortunata si intristì e rimase di nuovo sola. Che sventurata ragazza sfortunata! Ok. Amanda! Oddio. E avrai quello che ti meriti. Bene.
finalmente una nobile. Niente, però ci sono sicuro caramelle. Niente, scusa. Dimmi qualcosa, ti prego. Niente. Qualunque cosa dicesse la ragazza sfortunata, la principessa ostinata le rivolgeva solo uno sguardo apatico. Che fosse sveglia, addormentata, la ragazza restava sola. Che triste ragazza sfortunata. Fai ammenda con la tua morte? Ah, bene. Vi voglio bene anch'io. Io mi sono persa però adesso. Non ho la più pallida idea di dove mi trovi. Perché? Beh, meno male che abbiamo una mappa che mi fa capire... No. E adesso? E adesso dove devo andare? È la parte più difficile del gioco. Ma proprio indubbiamente. Ok, questo è l'inizio. Qui è da dove siamo partiti. E ok... Ma io non posso ricordarmi tutte le cazzo di porte. Cioè, non puoi farmi questo. Qui non c'era il dormitorio. Esatto. E qui ci sono entrata. Va bene. Io pensavo di la parte finale, cazzo. Però se sai dove andare, perché qui non hai niente che ti possa... Perché l'unico oggetto aveva un oggetto per trovare Amanda, ma basta, poi non... Libreria, ok, nella libreria ci sarà quella con gli occhiali che non mi ricordo come minchia si chiama. Esatto. Ah no, sono due. Forse ci siamo, eh. Forse ci siamo. Attenzione. Attenzione che forse ce l'abbiamo fatta. Niente, qui i proiettili non ce ne sono. Fanno finta di leggere per non guardarmi? Le due principesse non permisero alla ragazza sfortunata di unirsi alla loro conversazione. Ovunque andasse era sempre sola. Look, look. Ah, quindi vabbè, se mi avvicino... No, vabbè. Brown, attacca. Niente. Vieni al salone. Oh, perfetto. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, dai. Ce l'abbiamo fatta. Ora devo solo trovare il salone. Vabbè, il salone sarà l'ingresso, quindi è facile. Ma che davvero?
Va bene. Le mie orecchie. Ok. È finita la musica, ragazzi. Boys and girls, cleaning time is over. Waste paper should go in the rubbish bin and washing should go into the filth room. Are the rooms all spick and span? Are the halls all sparkling clean? Come no. It's almost time for bed. Diana, Elena, Xavier, Meg, Susan, Nicola, Thomas, Clara, Olivia. Non mi costa mai se è la lurida Jennifer. Oh no. Che sta succedendo? Successe qualcosa di strano. Va bene. No. No. Di notte escono i mostri, fammi capire. Poi che dicono, boh? Capito, che devo fare? Ah! Beh. Un po'. No! Posso dire che è molto divertente ucciderli? Sì, però magari senza la telecamera che si gira da sola, sì? Ah no, vabbè, che sono... Che cazzo? Ok, sono infiniti, peccato, li volevo ammazzare tutti, niente. Vabbè. D'accordo. Ok, ma sono veramente infinito. Non posso passare, no? Non so dove devo andare. No. E ho capito però, che cazzo! Cioè, buh! Devo fare? Tua madre, che devo fare? Che devo fare? Devo andare in soffitta. E io come do... Ah no! Il sorcio ti blocca la strada. Ah! Il maiale ti blocca la strada. Forse... No.
Devo trovare questi nemici, può essere? No. Sì. Sì, devo uscire, quindi devo... Ok. Va bene. Poca ansia, mi dicono. Io penso che ci metterò un po'... Addio. Abbandonata. E porca la vacca della... Sti cosi maledetti. Eh sì, però dico per il pranzo, non lo so come facciamo. Com'è chiuso? Ma no, ma fammi uscire. Tra l'altro qui dentro non c'ero mai entrata. Ma perché mi hanno fatto tutto il gioco con il canuzzo che mi trovava la strada e adesso no, adesso devi vagare come uno stronzo. Tutto questo, quanti HP? Ah ok, ne ho... ok. Sto facendo la cosa giusta, quanti HP ho? Quanti? Ma perché? Ma perché? Non spiare, non guardare tu. Cos'è? Cos'è? Mancato clamorosamente. Ok. Eh sì, vedete, ci sono i nemici unici. Ok, devo trovare... Sì, vabbè, però... Ah, ma è una mannaia? Vabbè, no. Cioè, ho la mia bellissima ascia. Ascia bagascia. Volevo dire ascia, sì. Un grosso e pesante coltello capace di tagliare anche l'osso. Però penso sia troppo piccola. Sì, vabbè, sa. Senti. Sì, vabbè, Sabaku che cucina. Sì, sì. Sabaku che cucina. Il bello è che il fatto che non cucini significa che poi io o devo interrompere la live prima, o devo interrompere la live prima e quindi è sabotata, oppure mangiamo tardi e quindi comunque si incula il pomeriggio perché mangiamo tardissimo. Tutto questo perché non deve cucinare. Vabbè, lasciamo perdere, Che è sta cosa? Carne. Ma non è per me, non me ne frega niente. Sto continuando a trovare cose. Ok, mi fa piacere che trovo roba per il cane, però... Sì, vabbè, comunque al di là delle battute sul saper cucinare o meno, a meno che non sia un handicap molto grave, a fare la pasta ci riescono tutti, eh. Cioè si cuoce da sola la pasta, quindi battute a parte, fare un piatto di pasta lo può fare chiunque. Cioè quindi è una cazzata, è semplicemente non volerlo fare. Cioè qua non si tratta di essere sommelier. Prendi l'acqua, ci metti il sale, la fai bollire, ci butti la pasta e poi ci butti sopra la salsa pronta. Ma non è che io sono un'artista culinaria. Allora, io qui però... No, ok, questo... sì, io non vedo un cazzo però. Che cazzo? Sì, mi sono bloccata nell'angolo, cazzo! Via dalle palle! Fammi prendere l'oggetto! Sto cercando da 3 ore di raccogliere l'oggetto! Grazie, grazie, grazie. Grazie. Non si vede nulla! Ah, c'è un'altra roba. No, ho fatto bene entrare qua. Sì, vabbè, ma la tua mamma! Sono bloccata! Ti prego, raccogli l'oggetto! Vabbè.
qui è molto meglio della risoluzione originale. Voi siete convinti che questo gioco andava a 1080p su PlayStation 2? Questo è molto meglio del gioco originale. Questo è un emulatore che fa l'upscaling. Sì, mi piacerebbe. Mi piacerebbe che il gioco originale fosse così. Vabbè, andiamo... Continuiamo a girare. E vabbè, cominciamo dall'alto, così non ci perdiamo. È un po' un'idea del cazzo questa, comunque, posso dirlo. Chiuso. Chiuso, non è vero che mi avete mentito, dicevate che doveva andare in soffitta. Non è assolutamente vero. Vabbè, fatto ciò. Tutte le stanze sono uguali. Io non riesco a orientarmi. Io come faccio a sapere quali sono le stanze giuste e quelle sbagliate? Vabbè. Quindi qui no. Qual è il criterio? Non è neanche la stanza dove prima c'erano i bambini, per dire. Magari hai esplorato, hai scoperto, hai visto dove erano i vari bambini e in base a questo, no? In base a questo sai dove possono trovarsi i mostri. No. Vaghi, come un cornuto. Dai, qui... No, corridoi. Porca miseria. Vabbè, sì. Dai! Ma è terribile sta parte, dai su cazzo! Cioè, ma perché? Ma per quale motivo? Qui non ci sarà nessuno, è la mia stanza. Penso, no? Intanto faccio un F1. Però che palle! Io entro ovunque. Vabbè. Bastina! Cazzo! Ma perché? Ma cos'è? Fanculo! Ma che è sta cosa? Andatevene a fanculo! Ma sono pazzi! Io non ho parole! Vabbè. Veramente sono senza parole. Cioè, uno entra in una stanza e ti bloccano. Ti bloccano. Ho ringraziato Bastila, non me lo ricordo. Grazie, comunque. Ok, ne abbiamo trovato un altro. Sì, vabbè, ma quanti sono. Sì, ma la... Va bene. Cioè, altri quattro! Altri quattro! Ma perché?
Boh. Okay. Meno male, li sto trovando. Meno male, oh. E vabbè, però. Sì, vabbè, ovviamente alla stanza di Amanda c'era il maiale, esatto. Poi quanto male mi ha fatto? Io boh. Sì, molto, molto. Il maiale con le forbici. Emozionantissimo. Combattimento, esatto, sì, assolutamente. Io vago. No, ok, ho sbagliato direzione perché sono un'ottima capacità di orientamento. Qui dai, c'è qualcosa. Olè, perfetto. Ok. Questo lo ammazzo subito. Sciottato proprio di cattiveria. Va bene. Siamo stati super pro. Ah no, ma questa musica va benissimo rispetto alla musichetta folle di prima, assolutamente. No. Questa neanche dà fastidio. Io non ho area giochi, già ci sono stata qua e non c'era niente. Andiamo giù, ne mancano due. Sala da pranzo sono entrata, qui non c'è, qui cos'è? Seminterrato, potrebbe essere qualcosa nel seminterrato? Non credo, porca miseria la telecamera. Secondo me no. Ah, mica c'è l'entrata qua. Ma che cazzo! Ma veramente? Ma... posso uscire? Sono bloccata! Ma che cazzo! Ok, double kill. Fottetevi! Bastardi! Era una trappola!
Era solo una trappola. Il proiettore è rotto. Ma vaffanculo. Combattuto benissimo. Lasciate fare. Vabbè, niente, quindi... Quindi niente, vabbè, io faccio un F1 giusto per vedere se sono tutte trappole. Ma che è sta roba? No, ma io ormai l'ho capito come si gioca sto gioco, cioè ormai io l'ho... Ho capito le distanze, ho capito il modo di combattere di ste merde. Ecco, qui c'è solo una sedia solitaria, va bene. Cioè, una volta che l'hai capito, fai le cisate. Non, solo che fa schifo, cioè non è solo una questione di difficoltà. Niente, qui non c'è nulla. Manca a dire droppano. Niente. E pensavo che era la stanza con la rosa e fosse una cosa speciale. Niente. Vabbò, niente. Allora, qui mi sa che non c'è nulla. Dobbiamo andare sopra. Però vabbè. Fammi trovare degli oggetti. Fammi, per dire, raccogliere le maschere che il cane le annusa e mi fa trovare nemici. No. Sono scassare la minchia, perché questo non è difficoltà, è scassamento di minchia. Posso tagliare le corde e uscire come... No. La capra mi blocca la strada. Allora, qui ci sono mille nemici. Un indizio ambientale, magari, che ci sono delle... Oh! Che ci sono... dei fuochi particolari, che in certi punti ti fanno capire che ci sono i nemici giusti. Eccolo! Che culo! Tutti e due insieme! Ok. Sì, ma non puoi farmi questa cosa. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Quanto mi cura sta cosa? Meno male che gli ultimi due erano tutti insieme. No, è stato tragico, ci abbiamo messo mille anni per fare sta cacata. È stato tragico e come? Ok. F1. Oh, li abbiamo trovati. Qua? Mica me lo ricordo. No. Ah sì. F1. Usciamo fuori. Che schifo. Adesso diamo un po' a tutto, esatto. Cos'è? Una fiaba. Il funerale, ok, la fiaba che del capitolo. Il funerale.
C'era una volta una ragazza che trovò un buco nel suo cortile. Dal buco uscì il piccolo popolo che le portò le nuove notizie. Oggi è il giorno del tuo funerale, se non sei d'accordo devi sacrificare il tuo amico. Chi vorrebbe essere sepolto vivo? La ragazza quindi fece ciò che doveva fare e seppellì il suo migliore amico, no il cane. Ebbene, io non avrei voluto essere il suo migliore amico. Ma che bella storia! Quindi cosa è brutta col cane? Sì, cosa è brutta col cane? Cose brutte col cane. Quando la ragazza finì di leggere il libro di fiabe, gli spiriti erano tutti svaniti e non c'era più traccia nemmeno del suo caro amico. Oh no. Ah, quindi sono andata avanti per sbaglio perché dovevo parlare con la bimba. Io pensavo che se parlassi con la bimba prima... E niente. È sparito il doggo. Proprio allora la ragazza credette sentire la voce del suo amico chiamare aiuto. E adesso devo andare in soffitta. Dai, dai che adesso devo andare in soffitta. Quella stavolta la ragazza fu certa di che... Se, ok. Ok. No! No. Non è il caro amico della ragazza. Cosa gli è successo che sia? La ragazza era un fascio di nervi e nella sua testa continuò a vedere immagini terribili. Ok, non era lui. Nemmeno questa volta era il caro amico della ragazza. Gli deve essere successo qualcosa di terribile. Me lo sentivo, me lo sentivo. La ragazza poteva sentire la voce del suo amico? Sul tavolo ci sono degli strani attrezzi tutti schizzati di sangue. E infatti questa è roba che si trovava nel dirigibile. Potremmo anche dire che è un furbetto metodo per riciclare asset. Però ha senso in questo caso. Ma ancora e ancora non si trattava dell'amico della ragazza. Quanti pupazzi di cane hanno in questo posto? Oh! Ah! Dono di questo mese è l'urido brown. Oh no! Oh no! Oh no! No. Ok, non era il cane. Infatti, e ora c'è lei al posto della bambola. Infatti, lei era la bambola allora, ok? Gli hanno ammazzato il cane. Le hanno ammazzato il cane. Le hanno ammazzato il cane. For being
Finalmente quattro schiaffi. Ma veramente le hanno ammazzato il cane? E quindi lei è cattiva perché le ha mandati a fanculo?